La sede Sicilia è nata nel 2009, è una delle quattro sedi distaccate della più antica e prestigiosa scuola di cinema al mondo, dopo quella russa che è appunto il centro sperimentale di cinematografia di Via Tuscolana a Roma. Proprio lo scorso anno abbiamo festeggiato gli 80 anni di storia. In questo luogo magico si sono formati tutti i più grandi registi, i più grandi attori della storia del cinema. In un momento in cui al centro sperimentale si formavano le maestranze, a Cinecittà si girava e a Venezia si mostravano i capolavori del cinema. Si apre questa sede distaccata con una mission particolare, i primi due bandi con il documentario storico-artistico e docu-fiction, da due anni a questa parte sotto la direzione didattica di Roberto Andò, la mission si è specializzata nel cinema documentario. E a Palermo credo sia ai cantieri. Assolutamente, ai cantieri. Dove c'è una bellissima sede peraltro. Sono 55.000 metri quadrati di area ridonata alla città, che sono i cantieri culturali della Zisa. Il nostro è il padiglione 4, 2.500 metri quadrati, ci sono delle splendide sale, c'è un teatro di posa che ci consente anche di fare gli effetti speciali con il green screen, quindi è una scuola molto sperimentale, perché si fa poca formazione in aula e molta sperimentazione sul campo, molti laboratori, per cui Cecilia esce da un corso bellissimo. Non parlare tu per Cecilia, no, invece tu parlerai ancora del centro, no? Perché poi c'è una docenza che non è sempre la stessa, no? Assolutamente no, questo è il grande vantaggio di avere delle docenze a moduli e quindi non avere docenti fissi. Questo ci consente anche una contaminazione di generi. Ho visto poco fa il documentario di Piperno, è stato uno dei nostri docenti qualche anno fa. Diciamo che sotto la direzione di Andò questo luogo deve diventare sempre più il punto di riferimento per chi vuol fare il documentario, e tu sai bene che il cinema documentario con la vittoria di Rosi a Venezia è stato sdoganato, quindi non è più un cinema di serie B, ma è a tutti gli effetti un cinema alla pari di quello di finzione. Ti sollecito, e grazie peraltro a questi moduli non è necessario a questo punto che i ragazzi vadano lontano, perché potrebbero ritrovarsi maestri del calibro di Litù. Sì, perché io l'altra volta leggevo. Guarda, intanto l'ultimo bando che abbiamo fatto, abbiamo soltanto un siciliano. Da un lato ci fa tanto piacere il fatto che arrivino ragazzi con una laurea al Dams di Bologna e vengono a studiare a Palermo. Dall'altro ovviamente abbiamo un bando aperto, ho portato qui qualche copia, fino al 5 settembre ci piacerebbe molto poter incrementare il numero dei siciliani per partecipare al bando. È un bando molto complicato, complesso, perché si passano due selezioni, poi c'è un corso di base che dura 3 mesi, dove noi rilasciamo poi un attestato di frequenza, prendiamo 12 allievi alla fine per il percorso dei 3 anni. E questo di Cecilia è il saggio di diploma, è l'opera prima che conclude il percorso formativo e scolastico d'eccellenza della sì, nostra scuola. Abbiamo avuto poco fa un altro corto, infatti, di una giovane regista che aveva finito la scuola dell'istituto invece di Costarsizio. Approfitto per salutare Vincenzo Condorelli, è stato infatti, uno dei nostri docenti. Vincenzo, bravissimo, direttore della fotografia. Direttore della fotografia. Che ha girato da poco a Siracusa, il tuo insegnante. L'ho tirato dentro io. Giovanni Condorelli, grazie. Un applauso, Giovanni. Ciao, sì, Giovanni, c'è. Come stai? Sì. Bellissimo campus, a Forza la Grotta. Sì, no, lo so come no. L'ho visto anche all'opera, l'ho visto pure lavorare. L'ho visto lavorare, straordinario. Il bando quando si chiude? Il bando si chiude il 5 settembre, ne ho portato un po' delle copie. Siamo in tra l'altro di riconoscimento, le pratiche sono in corso dell'equipollenza alla laurea, non con questo bando ma sicuramente dai primi del 2017 manterremo il corso tradizionale del centro sperimentale e avremo anche il corso di laurea. Vincenzo, com'è stata questa esperienza di docenza lì? Il posto è stupendo. Allora grazie, intanto ringrazio anche Lisa Romano, una cara amica, che fa un festival splendido, perché veramente finalmente ce l'ho fatta venire. È una cornice stupenda, un festival vero. Bravo Ivan per il lavoro che si fa a Palermo. Palermo è una cornice
direi naturale per il documentario. Secondo me o Palermo o Napoli, fortunatamente ce l'abbiamo a Palermo, non ce lo facciamo scappare, sosteniamo il centro sperimentale. La mia città, ragazzi. Buonasera a tutti, benvenuti. Sono felice di aprire ufficialmente l'ottava edizione dell'Ortigia Film Festival. Capace di scoprire novità linguistiche, di azzardare anche provocazioni. E questo senza rinunciare alla capacità di coinvolgere un pubblico attento e numeroso come quello che Siracusa e Ortigia ogni anno regala. Per il resto vi auguro una buona settimana di festival, ringrazio tutti i miei ospiti, Presidente Valentina Bodolini, Lorenzo Indovina, che è qui, e Maurizio Tedesco. E Maurizio Tedesco. Bravo, bravo, bravo. Chi sarà qui con noi? Forse io. In quanto? Sì, allora c'è una motivazione. Il primo film l'ho fatto in Francia con tutti gli attori francesi tranne Ennio Fantastini, che ha accettato di fare una piccola partecipazione, e sia nel primo film che nel secondo ho avuto un bellissimo rapporto con gli attori. A me piacciono gli attori, il mio co-sceneggiatore ha provato tante volte a farmi fare una scaletta, io quindi ho fatto la scaletta, ma dopo due punti della scaletta uscivo fuori, cadevi dalla scaletta, cadevo subito, non riesco a seguire perché poi dico vabbè, c'era poi scritto che qui incontrava la zia, ho detto sì, ma non l'ha voluta più incontrare la zia, io che ci posso fare. Buon festival.